Vabbè. Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi siamo con Carlo Nencioli, investigatore privato, ma forse è riduttivo definirti così, caro Carlo, perché tu lavori anche di concerto con le forze dell'ordine, anche con i servizi internazionali, anche se non si potrebbe dire, però insomma le indagini sono a vasto campo. Parliamo invece di quella che è l'attività per cui ti trova stanziale sulla città di Arezzo o comunque altrove, rispondendo ad alcune domande che ci sono arrivate. Ad esempio, sono un imprenditore aretino, da tempo mi sono accorto che alcuni dipendenti si assentano o per malattia o per infortunio. Cosa posso fare per verificare e soprattutto lo posso fare? Perfetto, ok. Allora io rispondo al nostro interlocutore. Queste sono problematiche purtroppo ricorrenti nelle aziende. Certo che il titolare dell'azienda può ricorrere a una struttura come la nostra per verificare se effettivamente durante l'assenza del dipendente le circostanze siano congrue alla tipologia d'assenza che fa. Per esempio infortunio, se veramente infortunato e non casomai va a fare attività, diciamo, che vanno a contrasto col tipo di infortunio che ha. E così come in malattia bisogna verificare molto bene per quale motivo è malattia, dopodiché verificheremo, ok, accerteremo se la sua condotta è compatibile con quanto lui ha denunciato all'azienda e quindi all'INPS. Ci possono essere risvolti sia civili nei confronti dell'azienda sia penali nei confronti dell'amministrazione pubblica quale INPS o INAIL. Però questo è uno degli aspetti, se vogliamo così dire, forse più facili del vostro lavoro? No, non sono mai facili, perché comunque sia tutti i lavori hanno le loro difficoltà e le loro problematiche. È un problema serio perché purtroppo colpisce molte aziende. Questo, ma per voi verificare questo? Verificare questo comporta comunque sia una tipologia di accertamento molto seria. Perché, no, questo sicuramente. Sì, no, però, insomma, perché poi fine, quando andiamo davanti a un giudice bisogna avere non degli indizi, delle prove, certe. Schiaccianti. Quindi insomma c'è tanto lavoro dietro, magari si riesce a scoprire abbastanza facilmente se uno ha fatto o meno il cattivo, la verità. Ci sono altri casi in cui il vostro lavoro è ancora più difficile. Mi viene in mente la seconda domanda che un imprenditore sempre dell'Aretino, non dice di che zona, ci chiede ed è: si parla sempre di sicurezza aziendale, prima di spendere o investire soldi per la sicurezza ne vale la pena? Vorrei capirne l'utilità. Ecco, secondo me questo è un punto che coinvolge una massa incredibile di lavoro e che forse bisognerebbe vale la pena parlarne giorni e giorni interi. Allora, purtroppo non è consuetudine avere una educazione sulla security aziendale, ok? Qui almeno in Italia non siamo molto educati sulla security aziendale, questo lo devo dire. Innanzitutto è sbagliato dire spesa, perché la security aziendale deve essere un investimento, perché deve andare a migliorare l'andamento aziendale, perché una buona sicurezza aziendale poi in fondo all'anno non è che fa spendere, ma fa acquistare, cioè fa accumulare utili, va bene, perché va ad eliminare tutte quelle circostanze, tutti quegli eventi dannosi sotto il punto di vista del tempo, del denaro e anche della salute fisica, no? Vogliamo dire, perché una persona che non dorme la notte, anche quello, no? Perché qualcuno all'interno sta trafugando, sta archimettando situazioni dannose, portano anche alle preoccupazioni familiari, alle preoccupazioni personali. Quindi io direi che
investire in sicurezza aziendale oggi come oggi, specialmente con il mondo che è oggi, dove uno deve sapere dell'altro, dove c'è sempre la ricerca continua di da parte dei malfattori, c'è comunque sia un'azione continua di approvvigionamento di informazioni e quant'altro per recuperare denaro. Va bene, un'azienda seria, un'azienda, qualsiasi tipo d'azienda, deve assolutamente preservare la sua sicurezza sui dipendenti, sulla tutela, sulle procedure con cui l'azienda detiene le informazioni, sulle procedure di accoglienza, sulle procedure delle infrastrutture, sulle procedure della gestione in rete e nel web della propria azienda, sulle procedure con i clienti, la scelta dei clienti, la gestione dei clienti, dei fornitori e via via quant'altro, capito? Bisogna avere l'azienda oggi come oggi, deve avere una struttura interna che sia in grado di controllare tutto nei minimi dettagli. Soprattutto perché le aziende oggi si affidano ovviamente alla parte tecnologica, quindi voi vi dovreste occupare in teoria anche di cyber security. Cyber security ci occupiamo, abbiamo un polo, un ufficio addetto, un polo, un'ala proprio che si occupa di questo, con persone, con operatori altamente specializzati, operatori che già hanno avuto esperienza sia in tutte le compagnie telefoniche che in grosse multinazionali o strutture, ne posso citare una o due, quali Finmeccanica, Pirelli e quant'altro, va bene, dove ovviamente con il lavoro e con tutto il progetto che noi mettiamo in opera, va bene, salvaguardiamo l'azienda, cioè evitiamo, lavoriamo molto di anticipo, cioè preveniamo gli errori degli altri o comunque sia tutte le azioni che possono arrecare danno all'azienda. Questo, quando arriviamo in fondo all'anno, porta reddito, perché certo, comunque sia, quindi non è una spesa ma è un investimento assolutamente. Allora, a proposito di investimenti e di sicurezza, sono un imprenditore e dopo aver messo delle telecamere nascoste ho scoperto, fai da te mi pare di capire, ho scoperto un dipendente che ha provato a rubarmi dei soldi, probabilmente aveva già dei sospetti, purtroppo non l'ho potuto licenziare anche se gli ho contestato quanto ho filmato, ma in questi casi cosa si può fare? Colui chiede un consiglio. Allora, innanzitutto, un imprenditore, io capisco il voler, il fai da te, capisco il voler risparmiare, il voler risolvere le questioni da sé in casa propria, questo non è possibile. Allora, l'imprenditore, in qualità di imprenditore, quando mette o installa una telecamera in azienda lo deve comunicare, deve avere l'assenso, questa è la legge. L'imprenditore, se ha dei problemi all'interno di un'azienda dove sospetta che un dipendente rubi o faccia qualcos'altro, per mettere delle telecamere non comunicate deve rivolgersi a noi. Noi possiamo, a noi come strutto, a me o ad altri colleghi miei, volevo dire, comunque sia, lui deve rivolgersi alla struttura preposta, e qui che senza autorizzazione di nessuno, ovviamente al fine dell'indagine e di scoprire quello che sta accadendo all'interno dell'azienda, installerà le telecamere per vedere a quel punto lì. Ovviamente il datore di lavoro non può far da sé, uno perché non ha le licenze, diciamo, da investigatore, ma poi, saputo che... due, deve comunicare queste cose ai dipendenti. Quindi è un lavoro che è anche sindacale da parte del datore di lavoro, perché deve rispettare l'articolo 18 e l'articolo 18, ok? L'investigatore no, al momento in cui viene incaricato per un furto o per altre cose, ok? Quindi l'imprenditore non può
decidere di far da sé nell'ottica di risparmio, perché il discorso dopo è per il risparmio economico, è tutto lì il discorso. Viene a meno perché spendo meno, faccio allora, da me, però non funziona così. Abbiamo un paio di minuti, possiamo rispondere alla domanda Prego. Di questo telespettatore che è interessante. Mio figlio minorenne è vittima di bullismo, posso rivolgermi a voi? Questo è interessante però perché nessuno pensa di rivolgersi all'investigatore privato. Sì, può rivolgersi a noi, secondo le strutture a cui si rivolge. Hanno più o meno diciamo la capacità e diciamo la struttura per investigare a livello di cyber e quindi di rete e a livello diretto e vedere se il figlio è vittima di bullismo. A quel punto lì le prove da noi raccolte possono essere utilizzate al fine giudiziario. Noi abbiamo avuto non tanto tempo fa anche un lavoro, diciamo un intervento in questo settore e ha portato diciamo dei risultati perché poi dopo tutto è stato sedato, è stato risolto. Quindi ecco, voi avete in questo senso anche su casi delicati come che riguardano la famiglia oppure certo, il bullismo. Nel caso del figlio minore, in questi casi qui possiamo anche controllargli il telefono e il PC per vedere se è attaccato a livello di cyberbullismo. Esatto, perché il bullismo viene adesso con i ragazzi che giocano, iniziano a giocare sulle chat, subiscono. Si può esternare anche fuori. Diciamo, cioè, però il 70% avviene tutto a rete, tramite network, tutto quello che è. Ecco, quindi ci si può affidare e voi poi collaborate di concerto con le forze dell'ordine da questo punto di vista, voi raccogliete informazioni. Sicur- che dopo sono presentabili all'autorità giudiziaria, insomma. Benissimo, allora noi ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, torniamo tra poco con Carlo Nencioli a parlare di investigazioni private a 360 gradi.